Ciao. Siamo qui con la Cifra Nazionale e abbiamo l'incarico di andare a intervistare un po' di cifrini e sentire cosa ci devono dire sulla giornata di oggi, su quello che hanno vissuto. Andiamo a sentire cosa hanno da raccontarci e da dire. E cosa devo dire? Aspetta che gli altri stanno scappando. Tu chi sei? Nomi. Matteo. Dai. Verona. Sandra. San Martino in Rio, Emilia Romagna. Ginevra. San Romano, provincia di Pisa, Toscana. Fabrizio. Angela. Umbria. Umbria Perugia. Emanuela, fraternità di Caccamo, Palermo. Nicastro, fraternità di Caccamo, Palermo. Berto. Simona. Roma, Pontevampolo. Fondi. Antonio. Napoli, Soccavo. Marco. Enrico, provincia di Allora, Giorgia, Treia e... Marche. Federica, Treia, Marche. Francesco. Andrea. Treviso. Treviso. Maria Elena, Pontedera. Vittoria, Pontedera. Toscana. Mattia, L'Aquila, Abruzzo. Andrea. San Casciano, Firenze, Toscana. Rita. Paternò, provincia di Catania, in Sicilia. Antonietta, Marchio. Regione, Campania. Marco, Milano, Sant'Antonio. Valeria, Sant'Antonio di Padova di Campobasso. E come ti è sembrato fino adesso questo momento con me? Ma è stato prezioso per conoscere tutti i fratelli della Cifra Nazionale. Il che non conosce. Ti ha colpito principalmente? Beh, ascoltare l'audio. Il montaggio mi è molto piaciuto, tra parti di musica e di riflessioni. Allora, abbiamo vissuto un primo incontro con un relatore che è stato molto bravo e ci ha raccontato un po' la corporeità di San Francesco d'Assisi, e poi abbiamo fatto delle attività sempre riguardanti appunto la corporeità, dopo aver fatto una bellissima e lunga camminata verso Rivotorto. E la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio l'attività che abbiamo fatto a Rivotorto, appunto perché diciamo, abbiamo messo un po' in gioco la nostra corporeità e vedere anche un po' cosa significa per noi la corporeità, e quindi è stata una bella, diciamo, una prova. Comunque è stato bello. L'audio mi ha emozionato il pezzo parlato e poi dopo la canzone della Vezzani. La catechesi? Sì, anche la dinamica in realtà, sono state complementari, diciamo. Okay. Della dinamica cosa ti ha colpito? Più il gesto finale dei fogliettini. Ok. E della stamattina invece, il momento formativo, una parola, un qualcosa che ti è rimasto dentro? È il passaggio di San Francesco, cioè della visione di Francesco alla nostra vita. Quindi il passaggio da quello che ha vissuto Francesco al rapporto alla nostra vita. Personalmente. È un po' imbarazzata la ragazza. Il momento quello della camminata, perché è stato come un assentarci e rivivere un po' alcuni aspetti della nostra vita, il nostro corpo, anche come noi lo viviamo in questo senso. Ma invece a me ha colpito moltissimo la dinamica che abbiamo fatto con i cerchi, perché io sono un ragazzo abbastanza timido, cioè quindi nel momento in cui ci siamo messi tutti a cerchio, quindi magari trovarci di fronte alla nostra fisicità, diciamo, a relazionarci con l'altro, a me viene un po' difficile. Quindi questo anche mi sta aiutando, questo dramma mi ha aiutato anche a relazionarmi anche con tutti gli altri fratelli che non conosco. La camminata, ascoltando le varie canzoni e le varie parole inerenti alla corporeità e che sono rimaste proprio al mio interno, l'ho sentite molto. Sì, oltre a questo anche alcune parole della formazione di questa mattina e del discorso del esserci, del consolare. Allora, mi ha colpito il pellegrinaggio che abbiamo fatto. Durante l'ascolto dell'audio, mentre camminavamo. Allora, sicuramente l'ascolto della traccia. E tra tutti il momento più particolare è stato quello dell'ultimo cerchio. Allora, mi è piaciuto molto il momento in cui abbiamo scritto ognuno un nostro limite oppure una nostra difficoltà quando instauriamo un rapporto, e soprattutto la parte più bella è stata quando abbiamo strappato quei foglietti, ognuno il foglietto dell'altro.
La camminata sicuramente con l'audio in sottofondo. L'attività in gruppo con i ragazzi. Mentre la catechesi dei due, insomma, coniugi dell'OFS le conoscevo già e mi è piaciuta molto la parte pratica e, insomma, mi è sembrata molto utile, insomma, lavorare sul pratico più che sulle parole. Sì, anch'io ho apprezzato molto di più quella di marito e moglie, ma semplicemente per il fatto che avere una testimonianza così vicina alla nostra realtà è molto più efficace. Oh, una bella domanda. Allora, mi ha colpito in realtà un po' tutto quello di cui hanno parlato, perché sentivo un po' questa esigenza di trattare i temi che hanno affrontato, appunto, no? Quindi è stato bello sentir parlare Ivano dalla parte sua della vita consacrata e di come si sperimenta la corporeità anche in quello. È bello sentire una coppia che comunque si sperimenta e si forma in questo campo e aiuta altra gente. E quindi questo fatto di essere creati dall'amore per amare l'hanno fatto passare bene. Allora, sicuramente mi riporto a casa tutta la roba che ho nella valigia, quindi mutande, calzini, tutta la roba che mi sono portato dietro. E poi cosa mi porto dal pomeriggio a oggi? Mi porto, molto bello, quando ci hanno spiegato il vetro, il guardarsi allo specchio, ecco, non guardarsi semplicemente, no, per vedere magari l'aspetto esteriore, come sono fatto, come non sono fatto, che ho nei capelli, nel viso, ecco, ma riuscire in qualche maniera a vedere anche gli aspetti, quelli un pochino più profondi, ecco. Sicuramente su questo me lo porto a casa come insegnamento e come gioco, come, non lo so, boh, ve lo butto lì anche a voi, vai. La marcia e la dinamica, quindi arrivo torto, quando siamo stati arrivo torto. A me è piaciuta molto l'adorazione, stare in chiesa, insomma, stare così vicino a lui, tutti insieme, poi è stato magnifico. E, a me proprio l'espressione creati per amare, sia perché ho trovato molta continuità col mio cammino, che anche per il fatto che ci sia stata la possibilità di fare delle domande, di avere anche delle risposte da questo punto di vista da parte OFS, quindi da parte della famiglia, e anche da parte di chi ha deciso di consacrarsi, in buona sostanza. Per me a me è piaciuto parecchio la questione che bisogna amare prima se stessi prima di poter amare gli altri, perché se non si riesce ad amare se stessi non si può neanche donare ciò che si ha agli altri. Una parola. Ok, e se dovessi dire in particolare dell'attività, quella dell'ascolto, dell'audio lungo il tragitto, ti ha colpito qualcosa in particolare? Non so, una canzone, un passaggio, una voce? Allora, vabbè, sono un po' di parte perché è Come un prodigio e la canzone di Neck, che sono un po' due delle mie canzoni preferite, quindi quando le ho sentite, tipo, le ho cantate tutte da niente camminavamo. E quindi sicuramente le due canzoni, e è stata molto bella l'ultima riflessione, che comunque vabbè, la voce comunque aiutava nel riflettere sulla corporeità e anche lì faceva riflettere sul il fatto che siamo comunque abbastanza, essendo comunque un dono di Dio, cioè siamo comunque creature di Dio, siamo abbastanza per quello che siamo, quindi è bello riflettere su queste cose qua. Mi ha emozionato il pezzo parlato e poi dopo la canzone della Vezzani. È il passaggio di San Francesco, cioè della visione di Francesco alla nostra vita. Quindi il passaggio da quello che ha vissuto Francesca alla porta alla nostra vita. Ok, cosa ti ha colpito? Qualche parola, una canzone? Comunque siamo stati in riflessione personale, quindi proprio abbiamo potuto capire un po' il nostro corpo, anche
pensare un po' al nostro corpo, come lo, cioè usiamo il nostro corpo in un certo senso. Tu ci hai fatto come un prodigio. Ok, grazie mille. Allora, sicuramente l'ascolto della traccia, e tra tutti il momento più particolare è stato quello dell'ultimo cerchio. Allora, mi è piaciuto molto il momento in cui abbiamo scritto ognuno un nostro limite oppure una nostra difficoltà quando instauriamo un rapporto, e soprattutto la parte più bella è stata quando abbiamo strappato quei foglietti, ognuno il foglietto dell'altro. Fatti per amare. A me ha colpito ad un tratto che si diceva: le mie emozioni parlano di Dio. Allora, no, devo essere sincera, la cosa che mi porto di più è proprio l'aver vissuto di nuovo Assisi. Io mi porto a casa tante risposte, al contrario di quanto invece era stato detto come premessa del campo, e tanta serenità, tanta gioia, tanta voglia di tornare. Allora, lo condividevo un po' con il mio gruppettino e mi riporto un'esperienza molto pratica, pregando in tomba alla Basilica di San Francesco. Era un po' affollato di pensieri, di idee, e si è inginocchiato accanto a me un bambino, mani giunte, occhi chiusi, e lui pregava, si fidava dei genitori che ce l'hanno portato e di chi vedeva inginocchiato alla tomba, ha detto vabbè, sarà una cosa importante, e lui mi ha insegnato a pregare in quel momento, quindi mi riporto questo. Ok, allora, la parola è sicuramente amare, no? Che è quella che ci ha accompagnato in questi 3 giorni. La persona, dico Domenico, il trincone. Ok, da una parola, un messaggio che ti è rimasto dentro? Fraternità. Quindi questa, cosa ti riporti da questo weekend a casa? Tanta gioia e appunto la fraternità. A me è rimasta, non la ricordo bene, quella citazione, insomma, che diceva che Dio ha preso da poco, ha creato qualcosa di grande, quindi questo. E se ti dico creati per amare? È una grande e bella frase, qualcosa di impegnativa. Grazie mille. Allora, sì, come gruppo sì, mi sono trovato molto bene, mi è piaciuta molto anche la possibilità di interfacciarmi con persone di fraternità di altre regioni, e qui diversamente non avrei avuto possibilità di parlare. E cosa dovrei dire a chi è indeciso se venire o meno in Gifra? Vieni e vedi, è una frase un po' fatta e rifatta, però per me è stata così, quindi mi sento di dire questo. Io con il gruppo mi sono trovata molto bene e è stato bello condividere questa esperienza con loro, con persone che non conosci e che impari a conoscere, capendo comunque che ci sta chi cammina insieme a te, pure se a distanza.